Oggi siamo qui in questo convegno dove abbiamo coinvolto tutti gli enti di governance delle acque, istituti, enti di ricerca, università, i ministeri, quindi il governo, proprio per discutere di questo tema importante che è l'acqua in tutte le sue sfaccettature, l'acqua che serve per la vita, ma anche purtroppo l'acqua quando da un lato manca e dal lato è abbondante a causa dei cambiamenti climatici in atto. Quindi c'è la necessità di una pianificazione corretta, affinando le conoscenze soprattutto degli acquiferi sotterranei. Noi stiamo organizzando e abbiamo programmato questo convegno che arriva dopo appena 3 giorni della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge che diciamo, ha convertito il decreto legge sul contrasto alla scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche. Un decreto, una disposizione d'urgenza che però deve portare a una continuità ed una diciamo, strutturazione delle azioni governative, ma anche delle regioni che hanno competenza in materia. Quindi bisogna superare l'estrema frammentazione degli enti che hanno competenza in questa materia e appunto passare a una cabina unica di regia che possa pianificare anche a medio e lungo termine.